Ciao amici di Rockwalk, sono Mr. Kurz e dal Monkey's Bar d'Imperia ho fatto una sorpresa a tutti quanti e sono venuto qui a Bologna nella magica cucina di Rockwalk! Ed eccomi ciao qua, ragazzi! Con Mr. Max e Capitan Tommy. Questa sera siamo a cena insieme finalmente per la prima. Era anche ora, ragazzi, ve lo dico sinceramente perché non se ne poteva più. E adesso, prima della cena, mi hanno chiesto di preparare un aperitivo, quindi così, lasciatevi così, lavorare. Non è che ti va a rompere le scatole, capito? Tipo, non so, quelle cose che uno vuole. Su. Lasciatevi lavorare, ciao, vi faccio da bere e poi mangiamo. Allora, ragazzi, cosa volete da bere? Giulia! Per me è un americano. Un americano, perfetto. Allora, americano. Siamo in casa, non abbiamo attrezzatura, ma noi sappiamo che il caffè espresso, la quantità di un caffè espresso è di 30 ml o un'oncia e lo andiamo a versare nel nostro bicchiere. Bitter rosso. Dopodiché, vermouth rosso, sempre 30 ml o un'oncia. Stesso quantitativo di un caffè espresso e poi a me nell'americano piace aggiungere qualche goccia di angostura che lo rende un pochino più amaricante, quindi 2-3 gocce di angostura, il ghiaccio, come dicevo non abbiamo pinze da ghiaccio o palette, lo mettiamo con un bel mestolone, ghiaccio in abbondanza e lo colmiamo con un tocco di soda, quindi un goccino di acqua gasata se non avete la soda a colmare e dopodiché gli diamo una mescolatina per far amalgamare gli ingredienti, fettina d'arancia e a me piace aggiungere anche una scorza di limone che rilascia i suoi oli essenziali. E voilà, ed ecco l'americano per la Giulia. Max, cosa ti faccio da bere? Mi farei un bel Negroni per cominciare la serata. Volentierissimo, facile come fare un americano, stessa dose di bitter rosso, 30 ml o un'oncia, il vermouth rosso, stesse quantità. E invece della soda, visto che bevi un pochino più carichino, ci mettiamo una porzione di 30 ml o un'oncia americana di gin. Qui, niente angostura, se il cliente o l'amico la chiede, gliela mettiamo. Vuoi l'angostura, Max? Perché no? Allora aggiungiamo l'angostura, per fortuna ce l'avevamo qua. E poi il ghiaccino, importantissimo. Veloce mescolatina e fetta d'arancia e il Negroni per Mr. Max. Tommy, tu cosa vuoi? Mi fai un americano sbagliato. Un Negroni sbagliato. Dipende. Ma dove arriva sto Negroni? Non te lo posso dire. Dall'America? Però. Quindi un americano sbagliato. Ti faccio un Negroni sbagliato se lo vuoi. Ma non ho il prosecco del pignoletto per poterlo fare. Come non l'abbiamo? Abbiamo il pignoletto. Allora sì, perfetti. Allora il tuo Negroni sbagliato te lo faccio qua. E metto il bitter rouge, bitter Campari, vermouth e per fortuna che avevamo queste bottiglie qui in casa perché sennò rimanevamo a bocca asciutta. E poi per fare l'americano sbagliato o il Negroni sbagliato di Tommy aggiungiamo un po' di vino frizzante, in questo caso abbiamo del pignoletto. E allora il nostro aperitivo è praticamente pronto, un altro pochetto di ghiaccio, una mescolatina, una fettina d'arancia anche per Capitan Tommy e noi siamo pronti per l'aperitivo, anzi manco io, prego Tommy, mi faccio un gin tonic così per prepararmi alla cenetta che mi verrà preparata
da Capitan Tommy e da Mr. Max. Qui doppia dose rispetto a quella che usavamo di bitter o di verde per il negrone e per l'americano, quindi 60 ml o 2 once americane. Io vado già qua ad aggiungere il mio ghiaccino. Poi mi stappo una bella acqua tonica fresca, me la verso, anche se si è già mescolato il mio gin tonic, gli do un girettino e anche qua a me piace nel gin tonic una bella scorza di limone che mi dà un po' di profumo, un po' di freschezza con i suoi oli essenziali e via andare. Ed ecco qua il nostro aperitivo di roccolo, che allora vorrei augurare a tutti e salutarvi, ma no, salutiamoli tutti insieme, una volta che siamo insieme, Capitan Tommy, Max, salute da Rockwalk e come diciamo noi, stay rock, stay walk! Salute! Io bevo.